Esatto. Giusto. Addirittura some camera angles adjusted for trailer. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? No, ma c'era la bossa da Dead Space, ma non era infatti, Dead Space. No, infatti, esatto. Like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Data. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Super Dead Space. I'm just trying to give you a chance. Visto che Dead Space l'hanno ammazzato. Rebirth. Ma come? Questo è non fare i giochi cross gen. Bomba, ragazzi. Oddio. No, vabbè, no. Sì, vabbè, ma questo fa paura sul serio. No! Ah, che schifo! Questo è il sequel spirituale di Dead Space. È quello che sarebbe stato Dead Space se non fosse stato assassinato. I just love that last part. Oh. Gives me chills every time. Quelle sono le kill, sicuro. Esatto. Data subito. Non so quanto sperarci. Sì! Entro l'anno. Oh, mamma mia! Questo lo scoppiamo! Questo impazzisco! È veramente mamma stupendo mia. Vedersi. Se il gameplay regge sì. Botta. Ecco, Callisto. È fuori di testa. Callisto è fuori di testa. Da una parte io punto e ho punto duro all'interno della presentazione in diretta, perché continuo a dire che Dead Space è stato ucciso, così come è stato ucciso da Electronic Arts. È tutta colpa della volontà di renderlo action di Electronic Arts. Per quanto Dead Space 2 sia bello, per quanto sia migliorativo del primo, per quanto sia un gran videogioco, è la morte di Dead Space. E ragazzi, Callisto è esattamente il percorso che avrebbe intrapreso, almeno a livello estetico e di qualità horror. Poi di gameplay tutto bisogna vedere, perché comunque Dead Space è invecchiato relativamente male, per ovvie ragioni, è molto meccanico, ma è come dire che è invecchiato Resident Evil 2. Cioè, sì, però non vuol dire che sia un brutto sistema. Più che altro, Dead Space, sei troppo forte una volta che sai come funziona il gioco. Ecco, a me quello che mi fa impazzire è il livello di definizione di quello che sono state le scene gore, nel senso che è palesemente uno splatter, è palesemente fatto per disturbarti, e il problema e vantaggio è che probabilmente ci riuscirà. Il 3 non esiste, ci riuscirà. Così come sembra quasi un necromorfo quello, Ecco, questa immagine non è CGI. Essere vivi nel 2022 e vedere un volto come questo e dire che non è CGI farebbe impallidire chiunque 15 anni fa. E 15 anni fa c'era già la PlayStation 2, ragazzi. C'era già quasi la PlayStation 3. Vabbè. Il fatto è che abbiamo un problema dinanzi al discorso non è in game. Tutte le volte che qualcosa non era in game era presentato, ragazzi. E che dir si voglia, parlando seriamente, non è così stupefacente che sia in game, ok? È semplicemente fantastico.
fantastico, ma è per il cross gen che posso credere anch'io. Ok? Cioè, è a causa del cross gen che posso pensare, allora probabilmente è pre-rendered. Ma se fosse senza cross gen, questo è su PlayStation 5 e Xbox Series X, è plausibilissimo e ci mancherebbe altro, cazzo. Ci mancherebbe altro. The Last of Us Parte 3. That's where we are going, eh? Però è stupefacente. E non c'è un, non c'è nessun avviso che non sia in engine. Ok? Volete sapere perché io con la mia esperienza... Ora ve la faccio proprio semplice. Volete sapere perché io, Michele Sabaku, con la mia esperienza non posso dirvi se è CGI o no? Perché, tranquilli, che ve lo saprei dire. Al di là del giocare con la logica e le regole del trailer, è la risoluzione. È troppo sfocato. Mi dispiace. Quindi qui non posso darvi la soluzione finale. È semplicemente perché non è 4K, non è HD. Non è neanche Full HD, cioè è blurrato e sfocato perché è compresso. Se non fosse compresso vi direi è CGI, non è CGI. Però mi spiace. Ah beh, in effetti è uscito in 4K il... È uscito in 4K il... Vediamo un po'. Callisto 4K Cinematic Trailer un anno fa. No, non c'è 4K. Non c'è 4K. Ci sono i reupload stupidi di quelli che mettono 4K, ma sono dei buffoni. Edoardo Canatti la mi manda un 4K, ma è un 4K genuino o preso dal PlayStation State of Play? Il canale, sono sul canale ufficiale, vediamo un po'. Sono sul canale ufficiale. Ok, questo è 4K. Facciamo una cosa. Trovato. Grazie, Canattila. Ok. Così c'è anche la chat, dai, bellissimo. Perfetto. Eccoci qua. Madonna mia questa cosa. Ah, ho zoomato troppo. Guardatela, vabbè. La Surface. Non è CGI. Non è CGI. Non è CGI. Non è CGI, ragazzi. Non è CGI. E non... Ci metto 10 minuti a spiegarvi come faccio a vederlo, senza essere il buffone che vi dice perché lo so. Quello che sinteticamente le texture della pelle, la rifrazione della luce del sudore, come è fatto il sudore, come si attacca il pelo alla carne, come si manifesta la barba e in generale come cambia il fuori fuoco con il fuoco. Spero che vi basti, è una lista non casuale che non ho inventato qua, ok? Fidatevi della mia esperienza. Poi bisogna vedere se c'è un downgrade, se c'è una puttanata, se è un bullshot pre-renderizzato in maniera furbetta e menzognera, tutto può essere.
La cosa più impressionante è il riflesso sull'occhio e l'effetto che fa la grana su questo modello. Comunque, io sono basito che sia cross-gen questa cosa. Perché non lo so come si comporterà. Fellow gamers. Però, quando si parla di CGI o non CGI, di me potete fidarvi. Poi, per carità, non vuol dire che io non ammetta errori, ma... Grazie a Dio. I know my stuff.